un sito molto facile da raggiungere, pensionati.it, e ti si apre un sito che risponde a quelli che sono i tuoi quesiti rispetto alla tua situazione di pensionato, ma non solo, serve anche per la famiglia. Lì puoi trovare informazioni su quelle che sono le questioni, ad esempio delle truffe, oppure per quanto riguarda la sanità, avere informazioni anche su abitudini alimentari. Quindi un sito che parla ai pensionati e alla loro famiglia. Una indagine che abbiamo fatto di recente ci dice che più del 50% dei pensionati ultra 65 anni usa internet normalmente. Per questo motivo offriamo questa ulteriore opportunità, un sito di facile accesso che dà risposte e può dare indicazioni rispetto alla soluzione dei problemi che i pensionati si trovano a dover affrontare giornalmente. Questo sito oltretutto è collegato con la pagina Facebook dell'OSPI nazionale, e da qui si può poi andare anche a quelli che sono i siti locali. Se poi non trovate attraverso la rete quello che cercate, potete venire nella nostra sede SPI più vicina, ce n'è una in ogni quartiere e una in ogni paesino della nostra provincia, per avere le informazioni che lì non trovate. Da molti anni mi occupo di fotografia partecipativa, quindi un processo di fotografia che prevede che le foto non vengano realizzate solo da me, ma insieme ad altre persone. Nel 2017 è stato proposto a livello nazionale un bando di finanziamento proposto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo insieme a Triennale di Milano e Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo per la produzione di 7 progetti a livello nazionale sul tema dell'abitare. Da persona nata a Modena, cresciuta a Modena, con persone in famiglia che hanno lavorato dentro RNord, ho sentito un po' la voglia di portare questa mia progettualità negli spazi di RNord. È nato un progetto di una giornata di una festa di quartiere, all'interno della quale ho demandato, diciamo, la parte proprio di produzione di un'opera d'arte ad ogni singolo abitante, al fine di creare un'opera che fosse appunto non una mia visione su RNord, ma una visione più collettiva, più allargata, più locale di quello che può essere RNord. Siamo qui da 2010, siamo una delle prime entità arrivate a RNord con la riqualificazione della struttura. Nata come un porto, come un centro multiculturale, e sta continuando a evolversi in questa dimensione, quindi è un centro, una struttura, un palazzo polifunzionale a strati, dove ognuno opera in maniera diversa e ospita il mondo dentro un palazzo. Quindi è un'apertura verso l'esterno e verso l'interno attraverso l'arte, la musica e tutte le attività che ci sono comunque all'interno di RNord. La presenza degli studenti sì, aiuta, perché comunque porta persone da tutta Italia, anche dal resto del mondo, ma non solo, anche noi proprio come scuola di danza ospitiamo tantissimi eventi nazionali e internazionali, e quindi abbiamo ospiti che vengono e portano le loro esperienze e riportano un pezzo di Modena e di RNord all'esterno. La voglia della gente di qua di ritrovare serenità, di lottare, di trovare anche un'etica e una pulizia proprio sia del posto in cui dove vivono, e una cura del posto, dei posti sociali, quindi della condivisione anche degli spazi e dei valori che ci portano avanti ogni giorno. C'è una comunità molto attiva che davvero ogni giorno prova a riqualificare, al di là semplicemente dell'attività di riqualificazione che è stato portato avanti, ma un tentativo di fare un presidio sul territorio. C'è una forte necessità di politiche che incentivino l'abitare, soprattutto per persone giovani, per persone a rischio e soprattutto anche per anziani che hanno più difficoltà ad arrivare all'abitare.